Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo entusiasmante, spensierato, esplosivo, divertente, gustoso, interessante video. Oggi parliamo, come avete letto dal titolo, di granate, ma parleremo di granate in una maniera un pochino diversa dal solito, perché andrò a parlare di vari modelli di granate e spiegare perché a mio avviso le granate all'interno del mondo del software sono sì utili, ma devono rispettare determinati elementi, e ovviamente vi guiderò nella scelta del prodotto che fa più al vostro caso, perché io sono qui per questo, conduco altri a quello che io ho già in realtà. Detto ciò, prima di partire col video presentandovi tutti gli incredibili prodotti di cui dobbiamo parlare oggi, sigla. Fermo un attimo, ma davvero non lo sapevi? Non sapevi che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, negozio di articoli da software militari e survival bushcraft e tutte le altre cose di Reggio Emilia, che offre prodotti di altissima qualità che puoi acquistare anche online e addirittura in negozio facendo un finanziamento? Sarebbe un peccato non cliccare sul link in descrizione. Sto diventando sempre più bravo a fare queste cose. Partiamo col dire a che cosa servono le granate nel software. La risposta potrebbe sorprendervi. Le granate all'interno del mondo del software sono di funzionamento abbastanza semplice. Come nella realtà, le si può utilizzare per colpire il nemico senza doverlo vedere direttamente. Quindi, utilizzando per esempio una granata usa e getta della Tagin, come potete vedere ho in mano una Tag 67, ovvero il modello usa e getta standard, quindi leva della sicura e anello della sicura, si tira e questo esplode, possiamo andare a colpire le persone che stanno all'interno delle stanze. Questo significa che se io devo entrare in una stanza e so che dall'altra parte c'è qualcuno che è lì che mi aspetta, al posto di mettere fuori il mio corpo e ovviamente partire svantaggiato, stappo una di queste qui, gliela caccio dentro e lo scarzetto dell'anello. Ovviamente questi sistemi sono molto forti, tra virgolette, nel senso che utilizzati per ripulire per l'appunto le stanze hanno un livello di successo abbastanza alto, anche perché se le cucinate un attimo, quindi tenete in mano la granata una volta che avete rimosso tutti i sistemi di sicura, perché sapete che andrà a esplodere 3.5 secondi nel caso delle granate classiche, e la tirate dentro magari dopo che nessuno ne è passato uno, la persona all'interno non ha veramente tempo di realizzare cosa sta succedendo e voi lo cucinate per bene. A seconda dei campi in cui andrete a giocare però ci sono, attenzione, dei paletti, ovvero bisogna avvertire la persona che sta all'interno del luogo dove vogliamo tirare la granata che stiamo per tirare una granata, questo perché alcuni di questi sistemi sono più pericolosi di altri e ripeto ne parleremo a brevissimo, e in altri campi addirittura non si possono proprio andare a utilizzare determinati tipi di granata per via del rumore, quindi molti campi stanno impedendo l'utilizzo di questi sistemi, un po' per il rumore, per evitare di dar fastidio intorno, o peggio ancora perché certi modelli, ripeto, hanno un botto talmente forte che sarebbe opportuno avere le cuffie. Quello che posso dirvi io è che ci sono campi magari dove se ci sono dei minorenni e il resto si può limitare l'utilizzo, se ci sono campi che vicino hanno case o sono zone dove non si può disturbare la quiete anche degli animali per esempio, lì purtroppo non si possono utilizzare. Al netto di questa cosa, in un sacco di campi, soprattutto quelli più famosi, l'utilizzo di queste granate è permesso ed è anche estremamente consigliato, soprattutto nei campi urbani. Per quanto riguarda il boschivo, preferisco non addentrarmici più di tanto, perché a mio parere in boschivo le granate servono fino a un certo punto, per quanto siano molto utili anche lì. Procediamo nel vedere i vari modelli. Ah, ovviamente per rispondere alla domanda che fate, le granate servono sì tantissimo, ma sono un extra. Io ne tengo sempre un po' sul tattico, ma sinceramente sì, sono utili da avere addosso, non giocherei mai solo di granate per vari motivi, anche per evitare che le persone dall'altra parte un po' si rompano la testa. Ecco. Qui al Monopoly di granate ne abbiamo provate tante, soprattutto io. E siamo arrivati a una conclusione. A seconda delle regole del campo in cui andate a giocare, sarebbe sempre opportuno avere delle tagline addosso. Questo io lo continuo a dire, che siano i modelli a pallini come questi due, trovate la recensione di tutti questi modelli che ho fatto, le Odiabili 9, abbastanza famoso, datela a controllare, non ve ne pentirete. Che siano modelli che sparano effettivamente pallini, quindi dovete essere colpito dal pallino, che non ha senso, perché se vi esplode una granata sui piedi siete colpiti, anche se non sentite il pallino, anzi molte volte anche li sentite, o che siano delle flashbang come queste nere, questa è il mio cerrimo nemico, queste sono sempre comode da avere sul tattico, un po' come i fumogeni di cui ho parlato già a suo tempo, cioè sono accessori extra che se effettivamente vi trovate in una stanza con quattro persone dall'altra parte, non averli vi fa rosicare, perché potete segare quattro persone con un colpo solo e secondo me ne vale la pena. Quindi queste usa e getta sono molto comode da tenere sul tattico. Ovviamente qual è il problema? Come al solito? Il problema è che questi modelli usa e getta però
ovvi motivi sono molto costosi, nel senso che rispetto a una granata magari riutilizzabile, il costo al pari di quanti lanci, di quante esplosioni è andata a fare è minore ed è più alto per ovvi motivi, ovvero le lanciate meno e pagate di più. Questi modelli sono praticamente al 99,9% sempre affidabili, esplodono sempre, vi garantiscono che la persona venga colpita al 99,9% delle volte. L'unico problema di queste cose è che ovviamente sono molto costose, visto che nel software ogni tanto ci sono delle situazioni così, sprecarne una per non colpire nessuno perché quello dall'altra parte ha fatto lo gnorri, o tirarla dall'altro lato del campo vicino alla bandiera per eliminare chi c'è intorno, per poi vedere la gente che si è nascosta dietro un telo e ti dice eh no, lì non conta, insomma, rompo un po' di mostarda. Ecco che entriamo dunque nel territorio delle granate riutilizzabili, in particolare l'Okatsu. L'Okatsu è una granata riutilizzabile che è molto semplice, sostanzialmente è un collo, un cilindro che viene avvitato dentro uno di questi gusci di plastica che hanno varie forme a seconda che lo usiate d'estate o d'inverno. Troviamo sempre una leva della sicura e una spoletta. Quando la andiamo a tirare all'interno di questo cilindro d'acciaio c'è una bomboletta di CO2 che va a bucarsi, il guscio esterno di plastica si gonfia e poi esplode. Ovviamente, qual è il fattore utile di queste qui? Che oltre ad essere, poter essere riempite di pallini, vanno ovviamente a esplodere e fare un botto e sono riutilizzabili, basta andare a cambiare i gusci di plastica che vengono venduti. La mia faccia dovrebbe essere più a fuoco di così, ti ringrazio. Queste sono riutilizzabili e sono soprattutto economiche, perché 20 di queste equivalgono praticamente a il doppio se non il triplo di granate Tajin non riutilizzabili. Qual è il problema di Okatsu? Ovvero che sì, tutto molto figo sulla carta, però sono più inaffidabili, ovvero il tempo che intercorre da quando viene tolto l'anello, la granata comincia a gonfiarsi perché molla il CO2 e esplode, è un po' randomico, soprattutto d'inverno. D'estate sono abbastanza quadrate, cioè le tiri ed esplodono, anzi esplodono anche molto velocemente, 2 secondi, a volte anche 1,6. Il problema è che non ci si può affidare al 100%, nel senso che quando le andate a tirare, se è inverno, se magari non si è bucata bene la cartuccia, possono esplodere con una dilatazione temporale più alta. Quindi io personalmente le ho usate tanto all'inizio, sono molto utili anche per semplicemente ripulire una zona, non sono quelle che consiglierei per tirar giù per forza le persone sicuramente. Ovviamente sono economiche, quindi è una valida alternativa. Parlando di granate riutilizzabili, arrivando anche al termine di questo video, la soluzione a mio parere migliore è ovviamente quella più costosa. Sto parlando delle Quake. Ne ho già parlato in passato, quelle che vedete qui sono la Quake a 7 colpi e la Quake a un colpo solo. Sono veramente diventato un fan assoluto di questi gingilli perché sono fenomenali e a parità di prezzo spaccano, punto, senza se e senza ma, e soprattutto hanno la possibilità di essere riutilizzate quante volte si vuole. Sono molto semplici, una volta che questo affare va a cadere per terra, questo percussorino tutto bello, questo percussorino va a bucare uno di questi inneschini qua, che sono quelli normalmente che stanno nel sedere delle munizioni e che quindi vanno a innescare la polvere nera all'interno, bla bla bla, tutta roba di cui non me ne frega niente. Sono l'angelo azzurro, come li abbiamo soprannominati, ovvero il mito azzurro, e un pacco da 100 di questi va a poco meno di 10 euro per 100 esplosioni. La butto lì. Avendo il 100% di esplosione assicurata, a meno che non la tirate sull'erba o su delle superfici tipo un trampolino che vi assorbe l'impatto, ma dubito che tirerete una di queste in un bosco sperando poi di andarla a ritrovare, costando qualcosa di più rispetto agli altri modelli, offrono una riutilizzabilità e un'affidabilità incomparabile. Me l'avete chiesto sotto il video recensione di questo qui, che trovate tra l'altro in descrizione. Si possono ovviamente rimettere all'interno questi mito azzurro, queste cartuccine, per farle esplodere. Quella da 7 esplode per 7 volte prima di essere ricaricata, quella da un colpo solamente una volta. Perché comprare quella da un colpo? Perché 7 esplosioni di fila per me sono troppe, quindi se sei un vero uomo ne usi una, la tiri e la partita dopo la ricarichi. Però ripeto, sono io che gioco con le piastre vere, con un fucile che pesa 12 tonnellate, tutte le mie malsane abitudini da soft gunner matto. Scherzi a parte, sono utili entrambe a modo diverso, io personalmente preferisco avere quella da un colpo perché è un po' più realistica, quella da 7 spacca, non si scappa, cioè sfondate veramente i culi. Ah, ultima nota, ovviamente non spara pallini, cioè fa solamente il botto questa granata, una granata sonora per così dire, un po' come l'FBG6 della Tajin, che è questa qui nera, che all'interno non ha i pallini ma solamente il botto. A seconda del campo in cui giochiate queste possono valere o meno, per quanto mi riguarda faccio veramente fatica a trovare un campo che mi dice ah no, la flashbang vale
solo come flashman. Normalmente se ne tiro uno all'interno che ti arrivi o meno il pallino, se sei in un arco di 5 metri sei morto, sei eliminato. Lì poi dopo sta alle regole del campo, quindi vi dovete informare bene. Detto ciò, ho finito di presentarvi i modelli, siamo al punto che preferite, la ringa finale, il... Quindi Red, alla fine cosa pensi? Chissà cosa che penso. Quello che penso è il seguente. Sono un fan delle granate come soluzione da avere sul tattico. Quindi personalmente Tag In mi piace tanto, perché non sono uno che utilizza tanto le granate. Allo stesso modo ho la possibilità di acquistare vari modelli di Tag In e personalmente so che sono affidabili. Per me è quella la cosa più importante. Ci sono altre situazioni invece dove un Okatsu, ovvero questa brazzaba con i gusci, mi ha salvato la vita in più occasioni. Trovo sia un'ottima granata e soprattutto molto molto cheap, quindi è poco costosa e riutilizzabile, e questo non è da sottovalutare. Infine, cosa vi devo dire sulla nostra cara, dolce, adorata Quake Innovation? Ragazzi, io questi affari qui li adoro. Me li hanno proposti, me li hanno fatti vedere, li ho provati, ci ho fatto una recensione sopra. Di quelle le spammerei in continuazione quando mi trovo in quelle situazioni dove sei lì che dici la tiro la granata o me la trasto, dai me la trasto, e mi prendono in faccia tutte le volte. Quindi insomma, avere un parco dove poter scegliere tra questi modelli è sicuramente la soluzione migliore. Scegliete in base a quello che è il vostro stile di gioco, come vi dico sempre. Che sa da fa'. Signori, io vi ringrazio di essere arrivati a questo punto del video, spero che vi abbia soddisfatto le informazioni che vi ho fornito. Ripeto, l'obiettivo non era dirvi questa è meglio dell'altra, hanno delle funzioni diverse, io personalmente le posseggo tutte e so che vengono comode a seconda della situazione che c'è all'esterno. Io vi ricordo nuovamente che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, logo dove potete acquistare articoli da software a ottimi prezzi, incredibili. Deliziosi. Trovate il link in descrizione, tutto quello di cui ho parlato è linkato in descrizione. Linkato in descrizione, linkato in descrizione, linkato in descrizione, linkato in descrizione, linkato in descrizione. Linkato in descrizione trovate anche i nostri profili Instagram. Veniteci a seguire perché c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola, che vi verrà rivelato a tempo debito, come al solito. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un buonissimo sabato, un buonissimo weekend di fuoco amico, no, non è vero, di pallini sparati, e come sempre, stay angry!